Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi della cosiddetta Bibbia della celebria, il DSM, attualmente alla sua quinta edizione. Dunque, il DSM esce per la prima volta negli anni 50 ad opera dell'APA, l'Associazione Psichiatrica Americana, e aveva il nobile intento di dare un linguaggio diagnostico comune a tutte le svariate figure professionali di diversa formazione operanti nel campo della salute mentale. Avere infatti dei criteri e delle definizioni universalmente accettate dalla comunità scientifica era estremamente utile sia a livello operativo che a fini di ricerca, ma anche a livello assicurativo, visto che la spesa sanitaria di molti dei disturbi diagnosticati tramite il DSM viene poi rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale di molti paesi. I disturbi mentali, come tutti gli altri disturbi, sono estremamente eterogenei e la nostra conoscenza sulla salute mentale progredisce nel corso del tempo. Ecco perché vengono periodicamente riviste e pubblicate diverse edizioni. Pensate al caso storico dell'omosessualità, che una volta era incluso nel DSM e adesso è stato ovviamente eliminato. Ma veniamo agli aspetti controversi che ruotano attorno al DSM, perché oggi voglio parlarvi di questo. Voi pensate che l'APA ha dichiarato di aver speso tra i 20 e i 25 milioni di dollari solamente per la quinta edizione. I detrattori del DSM puntano principalmente su due argomenti. Il primo è una malsana influenza dell'industria farmaceutica e la seconda un progressivo abbassamento della soglia utile per diagnosticare determinati disturbi mentali. Parliamo immediatamente del primo, perché solamente nel 2019 la spesa sanitaria totale in America è stata pari al 15,3% del prodotto interno lordo, ovvero svariate milioni di dollari. Un articolo sullo Psychiatric Times diceva come i rapporti tra la casa farmaceutica e la task force, che aveva il compito di stilare le varie edizioni del DSM, fosse da record, il 67%. Gli appartenenti della task force affermavano come fosse inevitabile che degli operatori, dei professionisti della salute mentale alla fine avessero questo tipo di legami, che anzi una collaborazione comune era utile per poter trovare trattamenti sempre migliori e sempre più efficaci. Ma c'è, diciamo, il rovescio della medaglia. Gran parte delle conferenze che venivano organizzate dalle case farmaceutiche ospitavano proprio gli appartenenti della task force, che avevano legami più diretti con loro perché trattavano quelle patologie come le psicosi, le schizofrenie o determinati disturbi dell'umore, dove il trattamento farmacologico è alla fine assolutamente necessario. Un'ulteriore questione è stata quella della trasparenza, ovvero è stato chiesto con quali metodi si identificassero i criteri utili per poter diagnosticare un disturbo mentale, ma l'APA non ha mai chiarito questo aspetto, rivolgendosi a una questione di segretezza e di privacy. La seconda controversia principale ha riguardato il progressivo abbassamento della soglia utile per poter diagnosticare determinati disturbi mentali, tanto che è stata scritta da parte di alcuni psichiatri una lettera aperta alla task force dell'APA, dove si dichiaravano preoccupati in tal senso perché una grossa fetta di popolazione avrebbe potuto essere diagnosticata come malata mentalmente e quindi sottoposta a medicalizzazione oppure a trattamenti sanitari assolutamente non necessari. La British Psychological Association ha contestato duramente questo modo di lavorare dall'alto verso il basso, ovvero
partire da una patologia per poter arrivare all'individuo, mentre invece si dovrebbe fare esattamente il contrario, ovvero partire dall'individuo per poter arrivare alla malattia ed eventualmente alla sua diagnosi. Si teme che riducendo tutto a etichette e numeri si possa perdere alla fine l'elemento centrale che è appunto quello umano. Il rischio è quello di fornire diagnosi sbagliate oppure semplicemente non necessarie, affibbiate a quei soggetti la cui unica colpa è quella di avere un comportamento non in linea con un determinato ideale di comportamento. Un esempio che viene portato su questo è l'ADHD, il disturbo da deficit d'attenzione e di iperattività. A un certo punto si potrebbe dire che tutti stiamo male, ma dov'è la linea? Sebbene la malattia mentale non venga più vista come una volta, tuttavia è sempre prudente non fare facili diagnosi che potrebbero in qualche modo creare una sorta di stigmatizzazione sia nel soggetto stesso sia a livello sociale. Ma veniamo ai vantaggi nell'utilizzo di uno strumento come il DSM, che comunque ci sono notevoli. Prima fra tutti, come si è detto già all'inizio del video, è quello di avere uno strumento condiviso dalla comunità scientifica. È estremamente importante avere dei criteri e un linguaggio comune, sia a fini della ricerca che a livello operativo. Una volta la diagnosi psichiatrica era molto più allargata e meno gestibile. Abbiamo già citato l'esempio dell'omosessualità. Negli anni 50 venne condotto un esperimento dove alcuni soggetti si presentarono in una clinica psichiatrica e elencarono alcuni sintomi e disturbi. Vennero internati per poi dichiararsi immediatamente dopo sani di mente. Insomma, in conclusione, il DSM è uno strumento limitato, fallibile, ma comunque alla fine è probabilmente il migliore strumento che abbiamo in ambito sanitario per la diagnosi dei disturbi mentali. L'importante è che venga visto proprio come quello che è, ovvero uno strumento e non come la Bibbia.